Chi vorrà percorrere in bicicletta alcuni sentieri del Parco Nazionale del Pollino potrà ora farlo in sicurezza godendo di uno spettacolo naturalistico con pochi eguali. A Campotenese infatti è stato inaugurato il nuovo tratto di pista ciclabile realizzato dal Parco Nazionale del Pollino sul tracciato dell'ex strada ferrata che conduce fino a Morano Calabro. L'infrastruttura quindi valorizzerà certamente le aree interne e rafforzerà il settore del cicloturismo capace di richiamare turisti provenienti da ogni parte d'Europa e del mondo. Sono quasi 15 chilometri, abbiamo la grande ambizione ovviamente di andare oltre, verso i confini di Mormanno, poi arrivare fin giù a Civita, quindi andremo avanti con questo lavoro. Naturalmente io l'ho posto il problema, qui ci vorrà un'attenta manutenzione del percorso che è stato messo completamente in sicurezza, però la manutenzione sarà importante e poi la sicurezza dei cicloturisti noi dovremo garantirla. Io ho chiesto alle autorità competenti di poter anche vigilare sul tracciato proprio per garantire che chi lo percorre possa farlo nelle migliori condizioni possibili. Però fatemelo dire con orgoglio, una giornata meravigliosa, io l'ho detto nel mio discorso, si parlava sempre di questi riferimenti giustamente alle grandi regioni del nord, al Trentino, al Piemonte, a quant'altro. Oggi anche la Calabria può annoverare un'infrastruttura di questo genere, unica, che attraversa credo uno scenario unico al mondo. Questo qua è un progetto che viene fuori da un bel po' di tempo, quello che il comune di Morano Calabro grazie all'amministrazione comunale è stata capace di crederci e di portarlo oggi veramente a compimento. Questo era un progetto dove noi dovevamo cercare di chiuderlo per avere la proprietà del tracciato, perché la proprietà del tracciato ci è stata data dal demanio dello Stato e il trasferimento veniva fatto definitivamente solo quando si sarebbe realizzata un progetto e lo stesso progetto doveva essere comunque collaudato e finito. Quindi questa è una grande cosa. E per quanto riguarda il resto, sì, naturalmente adesso con tutti gli enti preposti, in questo caso il Parco, il Comune di Morano, la Regione Calabria, dobbiamo cercare di far sì di tenere quest'opera viva. Viva si intende perché la manutenzione è una cosa molto importante che ci vuole, anche se non parliamo di chissà che cosa, però già la manutenzione del verde, la manutenzione per quanto riguarda le opere d'arte che ci sono, l'illuminazione deve essere un qualcosa che ci deve essere H24.